Buonasera, ben ritrovati all'edizione della sera del TG6. Apriamo con in primo piano gli aumenti per i percorsi autostradali e l'aumento del costo di percorrenza della A24 e A25, che sarebbe dovuto scattare il 1 luglio, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022. Intanto è scontro sul PEF tra Governo e Strada dei Parchi SPA. Giuseppe Dintino. Il rincaro dei pedaggi sulle A24 e A25 è rimandato. Il tanto temuto aumento del 34% sarebbe dovuto scattare dal 1 luglio, ma il governo, ha detto ieri in aula il ministro Enrico Giovannini, ritiene opportuno prorogarlo al 31 dicembre 2022. È quanto emerso dall'audizione ieri alla Camera, richiesta a gran voce dai parlamentari abruzzesi di tutti i partiti, in cui il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha detto che i rincari slitteranno fino al prossimo anno. Pericolo rimandato dunque per gli utenti che si servono delle autostrade tra Lazio e Abruzzo gestite da Strada dei Parchi. Rimangono però le questioni irrisolte, innanzitutto il PEF, il piano economico-finanziario, scaduto da 9 anni. La stesura del PEF è stata affidata dal Consiglio di Stato a un commissario nominato ad hoc, ma la bozza, che prevede rincari su rincari fino anche del 370% entro il 2030, ha finora raccolto i pareri negativi di tutti gli uffici competenti e ha scatenato la protesta dei sindaci del territorio. Il PEF dovrà consentire anche la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle infrastrutture. Strada dei Parchi, pertanto, ha dichiarato alcuni giorni fa l'amministratore delegato Riccardo Mollo nel corso di un'audizione nella Commissione Ambiente della Camera, declina ogni e qualsivoglia forma di responsabilità per eventi che dovessero occorrere. Ho vissuto il confronto con ben 5 governi che si sono succeduti in questi anni, ha rincarato la dose il vicepresidente della concessionaria Mauro Fabris e non si è riusciti a trovare la soluzione per mettere in sicurezza l'autostrada. Intanto è al vaglio l'ipotesi di rescissione della concessione in scadenza nel 2030. Resta fortissima la preoccupazione per quello che si annuncia un micidiale conflitto giudiziario e amministrativo tra lo Stato e la concessionaria, ha fatto sapere il governatore Marco Marsilio, un conflitto che può provocare danni gravissimi all'Abruzzo. Una revoca, infatti, avrebbe costi enormi per le casse pubbliche. Innanzitutto la società del gruppo Toto riceverebbe 2 miliardi e mezzo di risarcimento, mentre questa, inoltre, non dovrebbe più contribuire al finanziamento del PEF. La quota prevista del concessionario è di 2 miliardi. Lo scaricabarile tra governo e Strada dei Parchi intanto si ripercuote anche sui lavoratori. Sono state avviate dalla Toto Costruzioni Generali, società in-house della concessionaria che gestisce i lavori sulle due arterie, procedure di licenziamento per 110 dei 302 operai nel cantiere di Valle del Salto, in provincia dell'Aquila. Per Toto Costruzioni, la scelta è legata al fatto che la messa in sicurezza delle autostrade non è mai partita. E ancora uno stop alla Sevel di Atessa, che sospenderà la produzione del furgone Ducato anche lunedì 9 maggio per mancanza delle centraline ZF. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'azienda alle organizzazioni sindacali. Lunedì l'attività lavorativa sarà sospesa sul primo turno, turno centrale e secondo turno. La produzione riprenderà nel terzo turno della notte dalle 22:15, salvo imprevisti. Il reparto di CKD della Lastratura lavorerà invece regolarmente. E voltiamo pagina, ora ci occupiamo di sanità. Gli OS, gli operatori sociosanitari che hanno lavorato nel periodo della pandemia per la ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, hanno manifestato questa mattina sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità dopo la scadenza dei contratti al 30 aprile. Paolo Renzetti. Gli operatori sociosanitari interinali che hanno lavorato per 2 anni nel corso della pandemia per la ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti al 30 aprile scorso si sono visti non prorogare i contratti. Questa mattina a Pescara si è svolto un sit-in di una rappresentanza degli operatori sociosanitari che hanno chiesto invece la proroga dei contratti stessi. Siamo quegli operatori sociosanitari mandati a casa senza un avviso, un preavviso senza nulla. Noi stavamo svolgendo il nostro regolare turno di lavoro quando il 30 mattina alle 11:10 ci è arrivata una mail dove comunicava che quello era il nostro ultimo giorno di lavoro, senza una spiegazione, senza un motivo e senza niente.
Eroi fino a quando li siamo serviti, ad oggi siamo stati usa e getta, buttati via fuori senza nessuna giustificazione, nessuna. Cosa chiedete a questo punto? Rivolgiamo il nostro lavoro, il nostro umile lavoro, perché noi abbiamo tutti lavorato umilmente e abbiamo portato i nostri pazienti, qualcuno purtroppo è morto, ma noi li abbiamo portati su dignitosamente. C'è gente che qua dentro ha lavorato per 3 anni sempre con l'agenzia interinali e oggi è fuori, gente che sta qui da 1 anno e oggi è fuori, gente che lavora da 6 mesi e oggi è fuori. Il vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, al termine dell'incontro avuto con l'assessore alla sanità Veri, ha lasciato poche speranze agli OS, parlando di possibili perdite di ulteriori posti di lavoro nei prossimi mesi. L'incontro con la Veri è andato nella direzione che tutti quanti si aspettavano, naturalmente ha preso un impegno che porterà al tavolo la prossima settimana, ma un impegno che non potrà essere rispettato. Purtroppo la morsa di quelli che sono i tetti di spese, i 107 milioni di euro di disavanzo, iniziano ad avere il loro peso alla fine della pandemia. Ci troviamo in una situazione che non saranno gli unici loro lavoratori che non avranno il rinnovo del contratto, ma ce ne saranno tanti altri. Questo è il vero problema, purtroppo il periodo della propaganda non ha più spazi per poter essere condiviso, tutte le chiacchiere che sono state fatte in passato oggi si scontrano contro una dura realtà. Saranno diversi gli eroi che da qui a breve torneranno a casa e resteranno senza lavoro. Sicuramente non ci sono rassicurazioni, anzi la situazione da qui ai prossimi mesi vedrà tante altre persone a cui non verrà rinnovato assolutamente il contratto. In occasione del 6° anniversario della scomparsa di Manuela Verna, l'assessore alla salute Nicoletta Veri ha ufficializzato l'apertura di un centro specialistico per le cerebrolesioni acquisite all'ospedale di Popoli. Il servizio. Assessore Nicoletta Veri, un progetto, un sogno che diventa realtà, un centro per le gravi cerebrolesioni acquisite che sorgerà a breve a Popoli. Sì, è vero, così come avevamo preso un impegno istituzionale, stiamo portando a termine un progetto importante che vede la possibilità nel presidio ospedaliero di Popoli di avere posti letto a livello riabilitativo sia del codice 56 ma soprattutto del codice 75, che vuol dire un codice più di patologie avanzate e complesse, quindi la possibilità di dare un'assistenza adeguata subito dopo che purtroppo le persone possono avere dei traumi che lasciano un'invalidità perenne, quindi trovare quell'assistenza, quel centro del risveglio, quelli che saranno gli stimoli adeguati da un punto di vista neurosensoriale per poi poter sperare di tornare ad avere una vita cosiddetta normale. Praticamente quando termineranno i cosiddetti viaggi della speranza? Ma a breve, perché stanno concludendo tutti i lavori, per cui abbiamo dato anche la possibilità di avere del personale aggiuntivo, il dottor Daurizio che è il direttore del dipartimento, il direttore lì del centro di riabilitazione di Popoli, sta concludendo tutto l'iter, già ci sono dei ricoverati e quindi a presto amplieremo. Ed ora passiamo a Pescara. Favorevoli all'abbattimento ma dubbi sul progetto di ricostruzione del ferro di cavallo di Pescara. Si sono espressi così i consiglieri comunali del PD. Sentiamo. Gian Pietro, allora l'amministrazione comunale va avanti con il progetto di abbattimento, di ricostruzione successivamente del ferro di cavallo, comunque di una zona residenziale nel quartiere Rancitelli. Qual è la posizione dei consiglieri comunali del Partito Democratico di Pescara? Noi siamo molto favorevoli all'abbattimento del ferro di cavallo in quanto è un detrattore che va comunque arginato. Il problema è il nuovo progetto che è stato presentato, che in realtà rischia di ricreare una situazione molto simile a quella che si vuole combattere, in quanto le due palazzine, i due treni che in qualche modo verrebbero realizzati, comunque sono ancora una volta due grandi palazzi popolari che anche nella visuale rischiano di coprire il passaggio e la visuale appunto da chi passa per via Tavo. Non c'è quell'apertura al quartiere che invece è necessaria
per combattere il degrado e quindi rendere più vivibile quella zona. E c'è anche un altro problema, che tutto il piano terra dei palazzi ad oggi non è progettato, ovvero quello che dovrebbe diventare il vero fulcro della rinascita, cioè i servizi messi in quel quartiere non sono stati progettati, né si sa se e quando verranno fatti. Questo rischia di far sì che circa 8 milioni di euro siano bruciati per ricostruire una situazione del tutto simile a quella che si vuole combattere, tanto più che c'è un altro problema, ovvero che circa metà degli alloggi popolari che verranno appunto tolti da Ferro di Cavallo non saranno lì ricostruiti, cioè dove verranno ricostruiti, non si sa dove, come, quando e quanti saranno costruiti, quindi diciamo che il bilancio di alloggi ERP di Pescara rischia di essere in deficit per questa operazione, che dovrà essere invece di segno opposto. Ma voi avete una proposta alternativa? Noi credevamo che il progetto che ci è stato presentato andava fatto diversamente, ovviamente andavano fatte delle palazzine forse più piccole, ma soprattutto andava progettato subito lo spazio sociale e quindi la riqualificazione sociale dell'offerta sociale di quel quartiere, quindi con spazi pubblici subito messi a disposizione. Invece in questo caso vediamo che purtroppo verranno realizzati prima gli alloggi, tra l'altro anche con una scelta architettonica dubbia, perché vengono anche ricreate delle nicchie che rischiano di creare ulteriori spazi per, come dire, senza visuale, e quindi questo temiamo che possa essere una situazione che andrà a riproporre esattamente ciò contro cui tutti quanti invece ci battiamo. Voltiamo pagina, un talk per motivare i giovani. E quale migliore luogo se non l'Università d'Annunzio di Chieti? È tornato dopo 2 anni di incontri in streaming l'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, che parla di come cambiare la propria vita anche inaspettatamente grazie alla resilienza. Non ci ferma nessuno, è il talk che Luca Abete, l'inviato di Striscia la Notizia, porta in giro da anni per discutere con i giovani di come si possa cambiare la propria vita in meglio con resilienza e determinazione, ma soprattutto con la serendipità, e cioè quella capacità di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno in modo del tutto casuale durante una ricerca. Un tour motivazionale che oggi approda all'Università d'Annunzio di Chieti dopo 2 anni in streaming a causa della pandemia. La serendipità è l'occasione che nasce inaspettata, che magari ti cambia la vita. È un qualcosa di terapeutico, perché riesce a disegnarti un cammino lì dove tu pensavi che ci fosse un ostacolo insormontabile. Ecco, mettersi in moto è qualcosa di bellissimo. La serendipità nasce proprio da queste occasioni casuali, fortuite. E nella vita mia, nella vita tua, nella vita di tutti ce ne saranno sicuramente tantissime di situazioni capitate per caso e che ci hanno aperto delle prospettive. Queste prospettive poi diventano qualcosa di importante se soprattutto capiamo il valore di ciò che abbiamo avanti. La paura a volte ci frena, ci limita, e la serendipità può essere da questo punto di vista terapeutica, perché se ci mettiamo in moto pensando che un imprevisto può aprirci delle strade, e allora veramente che ben vengano i cammini anche con gli ostacoli, anche con gli imprevisti. Il presidente dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, ha presentato il 4º evento di avvicinamento alla 14ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si svolgerà domenica 8 maggio a Navelli. Abbiamo iniziato un percorso virtuoso con Santo Stefano a dicembre. A dicembre abbiamo deciso proprio a Santo Stefano di fare un lavoro di squadra con i 29 comuni, i 29 sindaci che io rappresento con l'Associazione Abruzzo e Molise, affinché ogni comune, ogni sindaco avesse la possibilità di individuare la particolarità, il progetto specifico sul quale investire per il proprio territorio, e poi accanto a questo mettere in piedi tutte le reazioni virtuose che si possono condividere andando in questi comuni. Navelli oggi, con la 4ª tappa di avvicinamento, ha scelto ovviamente lo Zafferano. Con lo Zafferano ci sarà una giornata all'insegna intanto dell'interpretazione enogastronomica, che sarà a cura dello chef Zonfa, che ci terrà anche una masterclass con l'alberghiero dell'Aquila, e quindi faremo un'esperienza innovativa sulla base dello Zafferano. Ma avremo anche Grazia Francescato, che verrà proprio a raccontare da vicino le esperienze vissute in termini di vicinanza ai temi come quelli di Navelli, che
sono appunto la cultura da preservare, da sostenere, da difendere. E poi abbiamo anche una delegazione di operatori che vengono dall'Arabia Saudita, che verranno a conoscere Navelli e faranno anche loro questa esperienza nella masterclass. Da non dimenticare che il nome Zafferano proviene appunto dal termine arabo che lo fa derivare. Quindi ci fa molto piacere condividere questa esperienza a Navelli, soprattutto perché Navelli in questi mesi ha rappresentato l'eccellenza italiana in termini di selezione nella trasmissione alle falde del Kilimangiaro, quindi segnalando l'Abruzzo alla quarta postazione nazionale. Sarà una giornata dedicata a Navelli, ma vista in chiave dell'organizzazione del 14° Festival Nazionale dei Borghi che si terrà a settembre ad Abateggio e a Caramanico. Questo è il quarto evento di avvicinamento, ovviamente non sfuggirà a nessuno che sarà un'occasione per festeggiare il successo avuto nella classificazione dei borghi, del Borghi 2022, dove Navelli in rappresentanza di questa magnifica regione si è classificato quarta, quindi una bella festa, una festa all'insegna delle bellezze d'Abruzzo, delle bellezze di Navelli, delle bellezze dei borghi dell'associazione. Zafferano e Navelli è una storia basata tutta sullo Zafferano che nasce dal 1200, che ha fatto la ricchezza e la fortuna dei territori dell'Aquilano, ma non solo Zafferano, ceci, slow food, presidio slow food, pastorizia, altri prodotti importanti come l'olio d'oliva ad esempio, che molti non conoscono, ma è storia, architettura, importanza nei secoli di un territorio tutto da scoprire e tutto da conoscere. Ed ora la musica, dopo il concertone del 1° maggio, Chieti torna ad ospitare in questo mese due eventi musicali con artisti di fama. Michele Zarrillo e DJ Calabrese l'11 maggio saranno alla Villa Comunale. Con il Maggio Teatino 2022 tracciamo un segnale di ripartenza, così il sindaco di Chieti Ferrara annuncia gli appuntamenti dei giorni di festa dedicati al patrono. L'11 maggio si inizierà alle 17 con il DJ Calabrese, 49 anni di origine svizzera, propone musica dance elettronica che riscuote successo in tutto il mondo. Alle 21 invece arriverà con la sua musica improntata al tema dell'amore Michele Zarrillo. Un Maggio Teatino importante, l'obiettivo dell'amministrazione è creare eventi nel corso di tutto l'anno, ci stiamo riuscendo nonostante le poche risorse a disposizione, stiamo intercettando sponsor privati e riteniamo che così si possa amministrare bene. Finalmente la festa del Santo Patrono viene celebrata a dovere anche con eventi in città, non si tenevano da qualche anno, non c'era un artista di richiamo da diversi anni e siamo felici che riusciamo a portare non solo un nome importante per quanto riguarda la musica pop italiana, ma anche un'altra serie di eventi a color radio già dal pomeriggio. Michele Zarrillo è un artista che tanti anni fa è già stato a Chieti, poi ha avuto anche un'ospitata nel circolo degli amici negli scorsi anni, è proprio così che siamo riusciti a ingaggiarlo, perché insomma il suo cachet altrimenti era molto più importante, invece lo facciamo a una cifra più contenuta e in una formazione ristretta, sarà diciamo in acustico, ma si presta anche la location, che è la nostra bellissima cornice della Villa Comunale. Ci sarà un villaggio per i bambini lungo il corso già dalle 17, ci saranno dei musicisti itineranti lungo il corso Marrucino, ci sarà un DJ set a cura di Arturo Caprone con un DJ di grande richiamo a livello italiano che è Calabrese nella seconda fontana. Gli eventi di musica contemporanea saranno due. Oltre la musica sensuale del DJ Calabrese, si esibirà al Bella Vista il 14 maggio anche la band Crazy P, una band di Manchester in voga nei club per la sua musica R&B, disco ed elettronica. Entrambi i gruppi, fa sapere il DJ Arturo Capone, organizzatore per l'occasione, non graveranno economicamente sulle spese dell'amministrazione. E siamo allo sport. Sotto di due reti, rimonta clamorosa del Pescara che impatta col Gubbio 2-2 e guadagna l'accesso alla fase nazionale dei play-off. Sarà la Feral Pisalò l'avversario dei biancazzurri nella doppia sfida di domenica 8 e giovedì 12 maggio. Intanto rivediamo le emozioni di ieri sera nel servizio e poi le voci degli allenatori al termine della gara.
Prosegue il cammino playoff del Pescara, che pareggia per 2-2 con il Gubbio e accede al primo turno della fase nazionale. Dopo la Carrarese anche l'11 di Torrente è stato costretto al pari e così ad alzare bandiera bianca all'Adriatico al cospetto di un Delfino Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ora bisognerà attendere il sorteggio per conoscere l'avversario del Pescara, che giocherà la gara di andata domenica 8 maggio all'Adriatico. Nella sfida con gli Umbri, Zauri ripropone il 4-3-3 per 10 undicesimi, la squadra di domenica scorsa con Drudi al posto di Ilianes. Avvio con il Pescara in avanti e con il Gubbio, che però all'11esimo, prima con Arena, chiama Sorrentino al salvataggio in angolo e poi trova il gol sugli sviluppi del corner con Formiconi, che indisturbato batte l'estremo difensore pescarese per lo 0-1 ed il vantaggio ospite. Mazzata tremenda per il Delfino, costretto già ad inseguire. I biancazzurri provano però subito a reagire. Al 13esimo Luca Clemenza in area chiama la parata alta Ghidotti, al 15esimo tocca invece a Marco Pompetti dare lavoro al portiere del Gubbio. Preme senza soluzione di continuità la squadra di Luciano Zauri con gli Euguibini, che però al 30esimo con Magni arrivano ad un passo dal raddoppio con il portiere del Pescara che salva. Il Delfino spinge ma si espone, gioco forza al contropiede umbro. Si arriva al 37esimo quando è Veroli di testa sugli sviluppi di un angolo a mandare la palla sull'esterno della rete, ma al 42esimo Drudi perde palla a centrocampo infortunandosi e lasciando partire il contropiede ospite, chiuso in maniera vincente da Spalluto, che fa 2-0. Buio pesto in campo per il Pescara, che però dopo 30 secondi trova l'1-2 con un'azione rabbiosa di Pompetti, che mette il pallone alle spalle di Ghidotti. Il Pescara ci crede e al 46esimo è Clemenza a sfiorare il 2-2 prima del doppio fischio di Cascone di Nocera inferiore. Nella ripresa al 3° minuto subito biancazzurri in attacco con il tiro di Pontisso parato a terra dal portiere del Gubbio. Al 6° Cernigoi in area invece di tirare lascia Clemenza, che scarica sull'esterno della rete. Pescara in attacco con Ferrai Memusciai, che al 20esimo trova il gol del pareggio annullato però dal direttore di gara per un tocco con la mano. Si resta sull'1-2 con i padroni di casa costantemente in avanti. Al 23esimo così la logica conseguenza è del 2-2, dunque del pareggio griffato da Pontisso, che fa esplodere l'Adriatico andando a festeggiare sotto la Nord. Il Pescara rientra così di prepotenza nei playoff e nella parte finale di partita si complica però le cose, visto che alla mezz'ora Dursi rimedia il secondo giallo e viene espulso dal direttore di gara. Pescara in 10, ora costretto a soffrire, ma vicino al 3-2 con Ghidotti, che al 38esimo dice no ad un ispirato Memusciai. Seppur in inferiorità numerica, la squadra di casa non corre praticamente rischi, chiudendo meritatamente la partita sul pareggio dopo un'ottima ripresa. Al 96esimo arriva anche il rosso per D'Amico del Gubbio per proteste, mentre i tifosi biancazzurri festeggiano con la squadra sotto la Nord. Il Pescara, dopo lo scampato pericolo, prosegue la sua corsa playoff. Allora, nel secondo tempo sono d'accordo con te, ma io nel primo tempo, ragazzi, tolte l'occasione dei gol, il primo è clamorosamente il nostro errore, no? Come purtroppo capita ultimamente, il secondo è un infortunio di Drudi, non possiamo farci niente, siamo trovati senza subire praticamente mai sotto i due gol e secondo me la squadra non ha fatto nemmeno così male. È chiaro che nel secondo tempo, facendo il gol fine primo tempo, ovviamente la squadra ha preso condizione, ha preso voglia di recuperare il risultato e nel secondo tempo che abbiamo fatto una grandissima partita. E non sempre sotto i due gol riesce a recuperare, sono partite assurde che vengono decise da un episodio, appunto, quindi non ce lo possiamo permettere noi, ma nessun altro, credo. È chiaro che è un aspetto che parlerò anche con loro, perché se c'è da modificare qualsiasi cosa, un riscaldamento, una preparazione gara, insomma, siamo qui appunto per migliorare la squadra e dove possiamo essere utili dobbiamo assolutamente intervenire. Ma allora, sono sincero, io chiedo le stesse cose da sempre, per cui credo che i ragazzi oggi abbiano fatto molto meglio, secondo tempo chiaramente meglio, ma io il primo tempo di oggi comunque l'ho visto anche meglio di altri, nonostante fossimo sotto i due gol. Io ho detto l'altra volta, è tutto migliorabile, i ragazzi sono bravi, hanno una squadra forte, glielo sto dicendo da qualche tempo, è chiaro che commettiamo ancora troppi errori e li paghiamo purtroppo, che ogni occasione ci fanno gol e non è assolutamente una cosa normale, perché a certi livelli poi non riesci a recuperare. Sì, con un po' più di attenzione potevamo gestire meglio il vantaggio
del 2-0, purtroppo è un po' il problema, è stato il nostro problema di tutto l'anno, no? Questi cali di tensione, vantaggio a Pescara 2-0, neanche 30 secondi abbiamo subito, ha subito il gol di Pompetti e lì poi è cambiato tutto. Poi la qualità del Pescara è venuta fuori, anche il secondo gol è stato un bellissimo gol, però noi ce la siamo giocata fino alla fine. Peccato, c'è rammarico, ripeto, per la gestione sul 2-0. Sì, no, sono successe delle cose che chiarirò col presidente, ma niente di grave, però cose che non mi sono piaciute. Poi quando ci sarà l'occasione di parlare, in questo momento c'è la delusione di essere usciti. Poi, comunque ci sarà un incontro col presidente e chiarirò queste situazioni. L'ATP Challenger Tour di tennis tocca anche Francavilla al Mare. L'evento, in programma dal 15 al 22 maggio, questa mattina è stato presentato alla Sirena. Sarà questo evento che aprirà la stagione estiva in città. Assessore Damario, sarà un'estate di grandi eventi nella nostra regione, fra questi c'è anche questo importante torneo che si terrà a Francavilla. Ma sicuramente sì, come sapete Regione Abruzzo punta molto sugli eventi sportivi importanti per creare, se già ce ne fosse necessario, la necessità per creare comunque indotto per il mondo turistico. Tra virgolette il 15, la data in cui inizierà questo importante torneo di tennis, ci sarà un arrivo del Giro d'Italia sul Blockhouse di domenica che sicuramente accenderà i riflettori per milioni di spettatori sull'Abruzzo. È una giornata importante, queste manifestazioni sono sicuramente anche importanti per destagionalizzare il comparto turistico. Sicuramente non abbiamo problemi per l'estate, tra virgolette sarà un'estate in cui i segnali ci dicono che sarà un'estate molto importante dal punto di vista della presenza, e quindi riuscire a destagionalizzare anche nei mesi di maggio, settembre con questi importanti eventi sportivi è sicuramente cosa giusta. Si prevede un'estate di grandi eventi a Francavilla, tra questi, sindaco, c'è anche questo torneo di tennis che un po' aprirà la stagione estiva. Eh sì, apriamo il 15 maggio con il circuito ATP Challenger di Francavilla al Mare, quindi è proprio il primo evento sportivo che si farà a Francavilla e che serve proprio per segnare quell'idea di destagionalizzazione del turismo, proprio per portare movimento non solo sportivo ma anche turistico nel territorio di Francavilla e in tutto l'Abruzzo. Terminata l'emergenza sanitaria si riparte anche con meno restrizioni? Si riparte con meno restrizioni, ovviamente la prudenza è sempre insomma raccomandata, bisogna rispettare delle piccole regole, essere prudenti, però speriamo davvero di aver chiuso un capitolo difficile, seppur ancora in fase di guerra, che è un altro momento difficile per la nostra storia. Diceva in conferenza stampa, dopo due anni si torna all'attività piena del circolo tennis di Francavilla e si torna ad un'attività con un importante torneo. Beh sì, si torna all'attività fortunatamente, insomma di questo siamo tutti quanti contenti, penso, sia per quanto riguarda l'attività sportiva che per il resto delle attività. Il torneo è un torneo importantissimo, un torneo ATP, il circuito mondiale, e averlo a Francavilla sembra quasi un sogno, no? La scommessa che abbiamo fatto 5 anni fa l'abbiamo vinta, adesso rinnovarla organizzando completamente ogni aspetto del torneo e quindi avendo direttamente il circolo, la data garantita dall'ATP, è senz'altro motivo di soddisfazione. Ed ora una notizia di servizio. TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e i referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica Nord 26 con numero telefonico 085 9300 20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Ed è tutto per questa edizione delle 19, vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata, buon proseguimento di programmi, appuntamento all'edizione della notte, arrivederci.